buongiorno carissimi amici del canale YouTube, benvenuti in questa nuova avventura con il Trinaca Fishing Group. Oggi nuovamente sessione dedicata alla traina costiera, usciremo fuori e tenteremo di insidiare qualche carango, qualche riccioletta e perché no, vediamo di trovare anche qualche palamita che adesso insomma cominciano ad accostare. Ma prima di iniziare insomma a farvi vedere tutto quello che saranno le tecniche e tutti i materiali che impiegheremo quest'oggi, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, lasciare i commenti che sono importantissimi per attivare insomma un forum, quindi consigli che ci possiamo scambiare tra noi pescatori, e la cosa importantissima è quella di condividere il nostro canale. In questa giornata saranno queste le nostre imbarcazioni, i nostri battelli pneumatici che ci porteranno a farci questa traina. Ovviamente vi lascerò sempre in descrizione tutte le referenze per se volete noleggiare e vi volete passare una domenica al mare e stare in totale relax. Persone disponibilissime, chiamate direttamente i numeri che vi lascerò e vi passerete una bellissima giornata. Detto questo, cosa andremo a fare oggi? Traina costiera, come vi dicevo. Staremo su una batimetrica, oggi ci sposteremo rispetto al vecchio video che vi lascio in descrizione. Tenteremo di approcciarci a una pesca un pochettino più profonda. Nello specifico impiegheremo dei piombi guardiani e impiegheremo l'esca formidabile, perché è un'esca veramente importante, il calamaro. Faremo delle striscette che innescheremo in modalità tandem con due ametti. È una pesca particolare, è una pesca da scuola, perché questo è l'approccio per poi effettuare una traina seria con il vivo. Allora, come vi dicevo, sul mostro mulinello abbiamo imbobinato un trecciato 8 capi jailbread Daiwa, consigliatissimo. Ovviamente è un multicolor, così sappiamo a che distanza mettiamo il filo dalla nostra imbarcazione. Su questo trecciato andremo poi a fare un preterminale di circa 15-20 metri con un nylon. Io uso il nylon e non uso il fluorocarbon perché mi piace che il filo che va poi ad intersecarsi con il fluorocarbon tramite una girella sia abbastanza morbido. Dopo di questo, quindi 15-20 metri di preterminale in nylon dello 0,40, andremo ad impegnare quest'oggi. Voglio prendere qualcosa di grosso perché è quello che cerchiamo. Quindi impiegherò un Intec 0,37, ovviamente importato da Mamma Artico, a cui faccio sempre i complimenti e la ringrazio per l'opportunità data. E poi attaccheremo una girella abbastanza importante per poi finire con due ametti. Quest'oggi la scelta è per il Voice di Sasame, sempre importato da Artico. Su questi andremo a legare la striscetta di calamaro. E allora siamo in navigazione. Con me, mi sono dimenticato a presentarvelo, ma lo conoscete, mio fratello Luca. Ciao a tutti ragazzi. Abbiamo iniziato, per ora staremo su una batimetrica abbastanza bassa. Poco traffico, quindi questa cosa mi piace tantissimo, il pesce non sarà disturbato. Andiamo prima in direzione Levante e poi vediamo che cosa succede. E allora, prima ferratina, vediamo che cosa. Molto indecisa nella mangiata, un piccolo carango, un'occhiatella che è andata. Occhiatella, ragazzi, bellissimo. Apriamo le danze. Altro pesce in canna. Siamo sui 3 nodi e mezzo, 4. Bellissima occhiata, io pure pesce. Metta. Dai. Pesce in canna. Aspetto che mio fratello va. Un'altra bella occhiatella. Eh sì. E oggi è una giornata produttiva, dai, siamo avendo un sacco di mangiate,
ovviamente, che ve lo dico a fare, il raglù è quello che è. Ancora non abbiamo messo la lenza per prendere qualche cosa di più importante. Qualcosa di più importante. Ci stiamo divertendo in questa maniera. Più tardi, appena inizia a calare un po' il sole. Questa la dedico al mio compare Andrea Paccaro. È la sua preferita. Carina sembra questa, eh? Sì, molto. Ecco, aggallata. Comunque, pezzatura. Sembra. Wow! Questa non è occhiata perché ha fatto dei bellissimi salti. Calma, Luca, calma. Questo è un bel pesce. Dimmi dov'è che io ti ci porto. Sotto? Ok. La prossima. Bellissimo, bellissimo. Calma, calma. Calma. Sta venendo in conto. Calma, calma. Qua, guarda che cosa arriva. Serra. No. Non lo sforzare. Serra. Serra. Grande Luca, grande. Con calma. Bellissimo, bellissimo. Calma, 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 calma. Calma, calma. Venga. Sì! L'ho preso! Bellissimo. L'ho preso! Sì! Aspetta. Sì. Bellissimo ragazzi, bellissimo pesce serra, bellissimo ragazzi, bellissimo pesce serra, bellissimo ragazzi, la giornata, bello veramente. Allora signori, Luca ha fatto il colpaccio. Dalla partenza me ne sono accorto subito che non era la classica occhiata. Abbiamo visto un po' di evoluzioni, però non abbiamo potuto registrarlo perché dovevo ritirare la canna, perché ho visto che era un pesce importante. Saltava. Come ti senti? Bella? Un aspettato. Una meraviglia proprio, veramente. Bellissimo. Prenderlo. Un pesce molto tecnico, bello, bello veramente. Alla grande. Combattivo. Continuiamo perché ci sono, oggi è la giornata, dai. Va bene. Un'altra bella occhiatina. Vediamo. Ecco. Allora ragazzi, è arrivato il momento di provare con la striscetta di calamaro. Prendiamo la nostra striscetta che precedentemente ci siamo creati. L'agganciamo. Andiamo a tarare perfettamente la lunghezza. E questa è come si presenterà sul fondo. Abbassiamo, vi faccio vedere come la caliamo. La mettiamo in acqua. Abbiamo fatto uscire il nostro forcato. Vi ricordo che abbiamo dato 20 metri di preterminale. A questo punto
andremo a mettere il nostro piombo guardiano. Ricordatevi sempre come viene messo. Se lo mettete in questa maniera, lui scorrerà. Quindi io, per ovviare a questa soluzione, anche se lui è in gomma ed è fermo, prendo e rifaccio un giro su se stesso, così è bloccato. Lo metto in acqua. Faccio allungare un po' la lenza. E lo faccio arrivare al fondo. Ecco, è arrivato al fondo. Alzo. Un paio di giri. E già siamo pronti. Mettiamo il motore avanti. Tariamo la nostra frizione. Perfetto, aspettiamo soltanto che qualcosa venga a mangiare. E allora, amici, questa giornata si conclude qua. Ci siamo veramente divertiti, non sono arrivati altre prede degne di nota, però quel serra ha fatto, insomma, emozionare, perché è sempre un bel pesce. Mio fratello è andato alla grande, che dire, è stato veramente un bel pomeriggio. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanella per seguire le nostre pubblicazioni. Il like, se volete, lo mettete, altrimenti non lo dite a nessuno. E mi raccomando, le condivisioni. Seguiteci sempre sui nostri canali. Grazie a Luca per avermi accompagnato in questa avventura. Grazie alla Blue Made Rent and Charter per averci gentilmente e come sempre prestato il proprio battello. Un saluto a tutti, al prossimo video e in gamba sempre!